Buonasera a tutti. Non sono solito parlare di fatti di cronaca, poiché se non si hanno tutti gli elementi sufficienti per poter elaborare una teoria, è quasi insensato esprimersi, soprattutto avendo un pubblico un po' più vasto di quella che potrebbe essere una ristretta cerchia di amici. Soltanto che col fatto di cronaca di cui sono venuto a conoscenza, diciamo che è scattata in me la necessità di parlarne, perché ritengo che tutte le mie più nere previsioni su certi concetti si manifestino con una frequenza che è molto preoccupante. Allora, martedì scorso a San Pellegrino, in provincia di Bergamo, ma la località non è importante, una signora 38enne è uscita di casa col proprio Jack Russell senza guinzaglio. Si trovava a passare, penso in una strada adiacente all'abitazione della signora, una 20enne che aveva al guinzaglio un American Staffordshire, che poi all'inizio è stato riconosciuto come Pitbull. Infatti i giornali hanno riportato nei titoli che un Pitbull ovviamente ha aggredito un Jack Russell. Ebbene, analizziamo tutto. Il Jack Russell si è avvicinato al Pitbull, che molto probabilmente lo ha aggredito, l'avrà sicuramente morsicato. Questo ha fatto sì che praticamente si generasse il panico. Ho saputo che vi era presente un terzo terrier di tipo bull, che non ho capito di che animale fosse, con un altro quindi conduttore, e c'è stato ovviamente un parapiglia. Pare che non siano riusciti a sottrarre, diciamo, dalle fauci del Pitbull, diciamo così, che poi era un American Staffordshire, che i carabinieri hanno riconosciuto come Pitbull. Lasciamo stare, è solo un problema di risonanza mediatica quello che vedremo. E di conseguenza, dopo vari tentativi, il marito della 38enne è entrato in casa, si è munito di un coltello da cucina, ha tirato dei fendenti al cane, che è rovinato al suolo, è stramazzato a causa delle ferite e delle relative emorragie causate dai fendenti, è deceduto. Sono giunti sul posto i carabinieri e hanno raccolto le dovute deposizioni a termine di legge. Chiaramente i carabinieri hanno raccolto le deposizioni delle persone che erano coinvolte in questo spiacevole avvenimento. La proprietaria dell'Amstaff, che non era un Pitbull, e dopo capiremo perché, continuamente risuona il nome dell'American Pitbull Terrier su tutti i fatti di cronaca negativi, ha dato una versione dell'accaduto che, se lo andiamo ad analizzare, probabilmente potrebbe essere verosimile. La proprietaria dice che il cane aggressore, che sarebbe il Jack Russell, fosse libero, quindi senza alcun tipo di guinzaglio, senza alcun tipo di controllo, si sia avvicinato, abbia aggredito lui, l'Amstaff, diciamo, defunto, l'America Staffordshire defunto, quasi immediatamente è arrivata la proprietaria, ok? Dopo pochi secondi di zuffa è arrivato il marito, già armato, spintonando i presenti, si è diretto verso il cane colpendolo con il coltello.
Il cane ha cercato rifugio dalla proprietaria. La proprietaria si è frapposta tra il cane e l'uomo, ma il signore probabilmente, non si sa per quale motivo, ha continuato a infliggere dei fendenti al cane, che poi è deceduto. Ora, mi sono spinto a dire che la versione della proprietaria dell'American Staffordshire potesse essere verosimile, poiché ho visto tutti i frame mentali della scena, conoscendo vari comportamenti delle razze implicate in questo fatto di cronaca, e posso dire che verosimilmente potrebbe essere andata così. Allora, parliamo di un Jack Russell e di un American Staffordshire, che alla fine sono comunque dei terrier e sono comunque degli animali che hanno un vestibolo mentale particolare. Ora, è ben nota la reattività al guinzaglio di tutti i cani, e nella fattispecie dei terrier, e nella fattispecie dei terrier di tipo bull. Quindi questa ragazza, che penso che abbia commesso sicuramente, a mio avviso, il gravissimo errore di non portare la museruola, quindi di non far portare al cane la museruola, andasse per la sua strada, e che tuttavia la signora che conduceva il Jack Russell, anzi che non conduceva il Jack Russell, portandolo fuori di casa senza nessun presidio, abbia commesso un reato molto più serio, ok? In questo caso, creando una situazione che poi è sfociata in una tragedia che assolutamente si poteva evitare. Tuttavia l'ha innescata proprio la proprietaria del Jack Russell, lasciando stare che il marito ha commesso veramente un atto di allucinante barbarie. Non so chi siano, non li conosco, non voglio conoscerli, mi sto tenendo ai fatti che ho letto sui social e sulle testate giornalistiche tipo l'Eco di Bergamo, che ha trattato, diciamo, questo fatto di cronaca. È noto che praticamente lo specchio aberrante di tanti episodi simili che si stanno susseguendo con una rapidità sorprendente, cioè si stanno veramente manifestando con una cadenza regolare. Parliamo di un Jack Russell e di un American Staffordshire, cani che hanno una certa combattività, cani che hanno un modo di gestire, diciamo, l'approccio con gli altri cani che spesso è molto particolare. In questa immagine, piuttosto raccapricciante, vediamo i danni riportati da un bambino a causa dei morsi di un American Pitbull. Sono 20 anni che i media ci propongono queste immagini quando si parla di aggressione da parte di cani. Il nome American Pitbull viene usato in maniera quasi indistinta quando qualcuno viene aggredito da un cane. Sono immagini di forte impatto. In questo caso è successo che sia stato aggredito da un American Pitbull. Però credetemi che i primi articoli risalgono probabilmente ai primi anni 90. E questo tantan mediatico ha fatto sì che nell'opinione comune un American Pitbull sia un animale indistintamente pericoloso. Quando si parla di American Pitbull c'è una confusione estrema in quella che è la cultura popolare.
senza perdermi in sofismi tecnici, vorrei fare un po' di chiarezza su questa razza. Non ci importano gli standard, non ci importano tante cose per cui esimi esperti possono fare un quadro più approfondito di quella che è questa interessante razza e di quelli che sono veramente i fatti per come sono avvenuti. Io mi limiterò a spiegare quali sono le problematiche relative veramente a degli approcci sbagliati, fermo restando che il caso che ha dato origine a questo video, il fatto di cronaca che ha dato origine a questo video, rivela solo un problema di scarsa educazione civica, sicuramente con una differenza sostanziale tra i comportamenti che ci sono stati, perché è chiaro che, come abbiamo visto in un altro video, il fatto di lasciare il cane sciolto e che causi delle problematiche di questa portata sia un reato penale. Il fatto di non portare la museruola è un fatto pareteticamente grave, è un fatto che non dovrebbe avvenire, però insomma quello che è avvenuto dopo per me ha una rilevanza che va a sconfinare in quello che sono le convinzioni popolari, ok? Cioè gli American Pitbull sono il capro espiatorio di una cinofilia che mi preoccupa alquanto. L'American Pitbull è un terrier di tipo bull selezionato in America che non è riconosciuto dall'FCI, quindi anche in Italia l'ENCI non lo riconosce come razza, ok? I motivi sono differenti e vari. Diciamo che non gode di un'ottima fama perché risulta essere, come tante altre razze, un cane selezionato per i combattimenti. Infatti il suo nome deriva dal pit, che è un quadrato in cui i cani combattevano, che presenta delle misure eccetera, ma non ne stiamo a parlare ora, non è questo il nostro problema. Sicuramente è una razza molto coriacea e con una tempra molto elevata, così come tante altre razze con una probabilmente minore diffusione, ma che sono comunque un fenomeno che esistono. Ma il pitbull è l'animale probabilmente su cui c'è più pregiudizio. L'American Pitbull Terrier è salito alla ribalta delle cronache anche in Italia nei primi anni 2000 perché fu inserito nel protocollo Sirchia per i cani pericolosi. Questo protocollo dava delle disposizioni di sicurezza in più per chi deteneva dei cani di determinate razze. Ora, fu singolare la cosa perché indicavano 11 razze che non diciamo la cui esistenza era dubbia, perché parlavano del Pitbull Mastiff che non, cioè, sinceramente non mi è nota l'esistenza di questa tipologia di cane, lo Chao Phila de San Miguel, che io sfido un vigile urbano a riconoscere questa razza, e da qui, ma anche prima, però da qui in avanti è nato un tantan mediatico che riguardava il fatto che non appena succedesse qualcosa, mi ricordo di un avvenimento successo in Veneto, purtroppo, in cui ne ha riportato le spese un bambino, mi pare che sia deceduto, in cui c'era un evidente meticcione di non so quale molosso, che non era sicuramente
un terrier di tipo bull, che i giornali hanno definito pitbull. Con questo non voglio assolutamente sdoganare il concetto che non siano degli animali da prendere in esame e da capire molto più profondamente di tante altre razze. Però sicuramente stiamo vedendo una sorta di gestione sbagliata delle informazioni che per un cinofilo che lo fa di mestiere o per un appassionato è veramente deplorevole questa cosa, è veramente una situazione che va arginata con l'informazione. L'American Pitbull è un cane che nasce per andare a soddisfare il bisogno che avevano alcune persone che probabilmente non avevano nulla di meglio da fare, di combattere con altri esseri della loro specie, con altri cani. Facciamo un passo indietro, ne parliamo con leggerezza di questa cosa perché non è il focus fondamentale, ok? Sicuramente è una pratica ignobile, quello di peggio che possiamo pensare, tuttavia non è questo il problema. È un cane che negli Stati Uniti ha iniziato a godere da subito di un'enorme popolarità, dopo vedremo, ed è un cane che sicuramente poteva dare fastidio a delle razze più istituzionalizzate, perché ha registrato dei numeri negli Stati Uniti e anche in Europa estremamente importanti di iscrizione, diciamo, ai vari registri, perché negli Stati Uniti è una razza riconosciuta. Ci sono due registri, la DBA e l'UKC, vengono registrati dei cani, posseggono un pedigree che è valido ai fini, diciamo, dei registri genealogici nelle varie categorie. Diciamo che negli Stati Uniti c'è stato praticamente una forbice distintiva nella quale si sono divisi degli allevatori, dando origine alla razza American Staffordshire Terrier, che era una razza più espositiva. Diciamola così, per essere veramente per parlare veramente in maniera molto semplice e divulgativa. Negli Stati Uniti probabilmente è stata da subito la razza più popolare. Sono cani semplici da gestire? Assolutamente no. Sono degli animali che, per via di una memoria di razza, come dicevo in un recente video, molto probabilmente hanno un odio interspecifico che è molto alto. È inutile andare a parlare di questioni che non esistono. Questi cani hanno dei problemi con degli altri cani nella maggior parte dei casi. Ora, è inutile parlare dei singoli casi particolari, o comunque io ho avuto American Pitbull che stavano tranquillamente con gli altri cani senza colpo ferire. E tuttavia, purtroppo, vuoi per una mancata socializzazione, programma di adesione a un programma di socializzazione, vuoi perché, soprattutto cani dello stesso sesso, soprattutto i maschi, hanno dei problemi tra di loro, sono dei cani che, soprattutto nella gestione insieme a altri cani, vanno tenuti molto in maniera conservativa, vanno gestiti molto in maniera conservativa, non si può a cuor leggero affrontare l'incontro con un altro cane senza prendere debite precauzioni. Ma questo succede con gli American Pitbull e con tantissime altre razze, anche meno note, anche alcune razze insospettabili, però
Esiste, soprattutto nei molossi, soprattutto nei pastori da guardia, è una cosa che esiste. Quindi nei cani anche molto territoriali esiste questa cosa, è inutile farne un caso particolare nell'American Pitbull, che nella fattispecie è un cane che sì, è stato probabilmente selezionato, anzi togliamo probabilmente, è stato selezionato per combattere, tuttavia presto nel suo paese d'origine, negli Stati Uniti, gli sono state trovate tante altre mansioni, probabilmente più etiche. Questo non è avvenuto in Italia. In Italia purtroppo con diciamo, mentre aumentava la popolarità di questi cani, sono aumentati dei fatti spiacevoli, e in più l'avvicinamento da parte di alcune categorie di persone a questi cani, che hanno fatto sì che finisse nel libro nero dell'opinione comune, aggettivando questo cane come animale pericoloso, animale addirittura il cui DNA fosse stato in qualche maniera, che io non riesco veramente a capire che cosa intendano le persone per manipolato o comunque rimappato, eccetera, perché veramente la mia comprensione si ferma a un certo punto. E quindi diciamo che intorno a lui c'è un'aura veramente sinistra. Ma che cos'è un American Pitbull? L'American Pitbull è un terrier di tipo bull, quindi è una specie di molosso che presenta delle caratteristiche ben precise, relative sicuramente a una biomeccanica fuori dal comune, a una tempra molto sviluppata, perché questi cani presentano spesso una tempra piuttosto dura, perché nei combattimenti non dovevano, diciamo, traumatizzarsi neanche quando feriti, esausti, disidratati e veramente al lumicino, c'era bisogno che si riprendessero in fretta anche psicologicamente per compiere un altro combattimento. Quindi sono degli animali, insomma, piuttosto particolari. È inutile, perché quando si parla di American Pitbull bisogna per forza parlare di dog fighting, parlare di combattimento. Il problema fondamentale è che queste caratteristiche, dove si sono convogliate in questi cani che, grazie a Dio, ora non sono più dediti a questa mansione spregevole, non per colpa loro, ovviamente. Ovviamente, se prendiamo dei cani con una tempra un po' dura, o comunque sicuramente non molle, e prendiamo dei cani che hanno una caratteristica che si chiama ossessività, che è presente in quasi tutti i cani ex combattimento, cioè quella tendenza a essere chiusi mentalmente su una cosa sola, e mettiamo in mano questo cane ad una persona che non sa nulla di queste cose, non vuole sapere nulla, diciamo che la possibilità che avvenga qualcosa di spiacevole è molto alta, cioè potrebbe essere più alta che con altri cani, che in altre situazioni, poiché con questa combinazione di fattori, diciamo che il cane potrebbe
assolutamente entrare in un loop di situazioni in cui in presenza di un altro cane o di un altro animale con un predatorio piuttosto, cioè avendo un predatorio piuttosto alto, e quindi l'aggressività predatoria potrebbe determinare anche lì degli incidenti, sfugga dalla, e avendo una forza fuori dal comune potrebbero verificarsi non pochi problemi che con un Cavalier King Charles sicuramente non ci sarebbero, okay? Questo è un dato di fatto, questo è un dato certo. Dunque, io posso dirvi cosa non è un pitbull. Un pitbull è per selezione un cane assolutamente non pericoloso per l'uomo in maniera diretta, nel senso che ancestralmente è stato selezionato per il dog fighting, cioè per il combattimento tra cani, pratica deplorevole, disumana, aberrante, eccetera eccetera eccetera, va detto tutte le volte che si tratta questo argomento. Tuttavia nella fattispecie è stato praticamente una prova di selezione per dare il via a questa razza. Nel combattimento tra cani è essenziale la docilità verso l'uomo, perché il cane che doveva improntare un combattimento doveva essere gestibile al 100% da chi dall'allenatore, da chi si occupava di gestire il cane in questa operazione scellerata. Quindi assolutamente l'uomo doveva avere massimo controllo, quindi il cane doveva essere assolutamente soggetto e come possiamo dire sottomesso all'uomo. Quindi la pericolosità di questo cane relativa al potenziale aggressivo extra specificamente verso l'uomo è praticamente nulla, tant'è vero che questi sono cani che non sono assolutamente da guardia, non sono assolutamente da difesa, nel senso che sì, qualcuno ci lavora, l'ho fatto anch'io, ottenendo anche dei buoni risultati, ma contando sulla versatilità del cane, non certo sulle attitudini caratteriali, perché aggressività verso l'uomo possiamo dire che sia più bassa di tanti cani da compagnia. Quindi assolutamente. Diciamo che questo molosso terrier di tipo bull ha come prerogativa un cocktail esplosivo di caratteristiche e doti che lo possono rendere poco gestibile da parte di alcuni che scelgono questa razza senza sapere di che cosa si tratti. È sicuramente una dote che è difficile da gestire, è nella maggior parte dei casi la tempra piuttosto dura, che va a pesare anche sull'addestrabilità e sul controllo e sulla comprensione del soggetto, perché il soggetto attua dei comportamenti che tanto per lui sono normali e non si sente gestito se non c'è una leadership seria da parte dell'uomo. E in più una cosa particolare, che è l'ossessività, che ho dominato anche penso prima, tipica di tutti i cani ex combattimento, riguarda proprio il fatto di
portare il cane a pensare a una cosa sola intensamente, concentrarsi in maniera molto ottusa su questa cosa e vederla come un obiettivo da perseguire in maniera martellante, lo vedete spesso nel gioco di questi cani, perché il combattimento doveva essere in questa maniera qua, cioè nel senso il cane ferito, disidratato, sfinito, doveva continuare nel suo scopo, cioè quello di sopraffare l'avversario. E questa cosa, un po' come diciamo memoria di razza, come diciamo anche legato a un programma selettivo iniziale, è rimasta. E quindi tante volte quando succedono quando si creano delle situazioni in cui ci sono delle aggressioni da parte di questi cani, spesso qualcuno si fa male perché nella confusione generale, nel parapiglia generale, si frappone tra il cane che viene attaccato e l'American Pitbull, e magari il cane proprio perché ha una soglia di reazione piuttosto bassa, perché comunque l'aggressività verso l'altro cane esiste e c'è, può essere, io uso un termine improprio però fruibile, che si confonda e vada in presa o che morda scrollando un braccio, una gamba, il volto di chi c'è di mezzo a questa zuffa. Niente di più semplice, succede anche nelle risse tra uomini, che si faccia male una persona che non c'entra niente. E questi cani, come tanti altri cani, può essere che creino queste situazioni. Purtroppo hanno assunto questa nomea. Il discorso che la docilità verso l'uomo è ben nota, infatti negli Stati Uniti sono forse tra le razze più utilizzate anche nel campo della pet therapy per gestire alcuni problemi tipo legati all'autismo, perché questi sono cani che praticamente possono essere manipolati tranquillamente, possono essere gestiti tranquillamente senza che abbiano dei problemi riguardanti, diciamo, la traumatizzazione, proprio perché hanno questa dote, chiamiamola così, di avere la tempra piuttosto dura. Credo sia importante, in molti casi, e non è fatta eccezione di questo, ricorrere alla storia per capire dei fenomeni odierni. Io ho avuto diversi soggetti di questa razza e ho lavorato con altrettanti cani problematici o meno. Posso affermare con cognizione di causa che sono animali con i quali si può vivere tranquillamente osservando le regole del buon senso che dovrebbe applicare chiunque abbia animali di taglia medio-grande con un certo tipo di carattere, con un certo tipo di prestanza fisica. Tutto qui. E mentre noi diciamo osserviamo a livello mediatico, diciamo a livello popolare, tutto questo fuoco di fila verso questa razza, verso questa tipologia di cani, perché qui non è una razza riconosciuta, quindi c'è anche questa diatriba in corso,
Negli Stati Uniti, fin dai primi anni del Novecento, i pitbull hanno iniziato ad avere una popolarità incredibile. Erano pitbull prima, anzi forse molto più legati alla loro mansione originaria, e sono pitbull ora. Quello che vedete alle mie spalle è un cane storico, è stato il cane più premiato nella storia militare, è passato alla storia come sergente Stubby. Questo cane è, diciamo che adesso tra mito e realtà, si crede fosse parte integrante dell'esercito americano, tanto da dargli un grado di sergente, appunto. Ora, sicuramente è stato un animale da trincea nella prima guerra mondiale, sicuramente ha avuto molti incidenti proprio da prima linea, ha subito un attacco chimico, attacchi che lui sventava, ha sventato una invasione di tedeschi in trincea mordendo un militare tedesco, segnalava quando c'erano degli attacchi con i gas, diciamo che è passato alla storia come un eroe americano, ed era un meticcio di pitbull. Come icona, diciamo, di quegli anni, abbiamo avuto anche un pitbull in molti, tra l'altro, prima che me ne dimentichi, il sergente Stubby è stato ricordato anche in un film animato del 2018, l'ho visto recentemente proprio perché era curiosa come storia, e a me tutto quello che riguarda i cani mi incuriosisce. Un pitbull con un occhio segnato di nero è stato protagonista di un noto telefilm, mi sembra che si chiamasse Piccole Canaglie, il nome italiano. Quindi possiamo dire che in America questi cani hanno iniziato a godere di una popolarità incredibile. È chiaro che molto probabilmente può essere successo anche che, diciamo, con col passare del tempo si siano accostate a questa razza anche delle persone particolari, si sia ritornato a fare dei combattimenti. A questo punto non so dire cosa abbia portato a far associare direttamente questi animali, questa razza, e non tante altre razze che sono difficili da gestire, perché ricordiamoci sempre che questa è una razza molto difficile da gestire, da capire, soprattutto da parte dei proprietari che si interessano a questo tipo di cani. Assolutamente. Questo fatto di cronaca, per cui è nato, ha avuto origine questo video, che poi non era neanche legato a un pitbull, bensì un American Staffordshire, che comunque, se vogliamo, è frutto di un'altra selezione. Deve sempre avere come sfondo il fatto di dire, soprattutto a chi ha cani particolari, a cani che hanno una determinata, diciamo, forza fisica, delle doti caratteriali un po' particolari e un vestibolo mentale particolare,
e anche una taglia, cioè, vabbè, i pitbull comunque sono animali non enormi rispetto alla forza che sprigionano, di utilizzare la museruola, di portare i cani in posti preposti alla loro educazione, perché no, di fare degli sport cinofili, che aiutino il cane a incanalare questa energia dirompente, queste caratteristiche esplosive. Tuttavia, è necessario dire che purtroppo tutta questa, come possiamo dire, malignità, tutta questa, diciamo, ferocia che ha questi cani non è aderente al vero, anche se in alcuni casi ci sono stati dei problemi, anche se purtroppo se finisce in mano un soggetto di questa razza, delle persone sbagliate che lo gestiscono male, sicuramente come tante altre razze, perché c'è quello che veniva chiamato presa canario, che ora si chiama, per una variazione dell'FCI, dogo canario, il dogo argentino, i vari grossi pastori asiatici, quasi tutti i pastori da guardia, se gestiti male possono creare sicuramente dei problemi, più di un barboncino toio, ovviamente. Sembrerà un'affermazione stupida, ma è così. Mi trovo in disaccordo invece per quanto riguarda quella che viene chiamata gayness, possiamo tradurla nella massima determinazione nello svolgere un'azione, che è quella che io traduco in ossessività, perché in misura minore, maggiore o uguale è tipica di tante razze funzionali. Ora, l'osservabilità in una cosa mostruosamente deleteria e distruttiva come il combattimento è più eclatante, ma è una caratteristica tipica di molte razze, soprattutto ex combattimento, da caccia grossa, eccetera. Poi la caccia grossa, parliamo anche, non lo so, del dogo argentino. Il dogo argentino deriva sempre comunque dal Perro de Perea Cortobarez, che comunque è un cane da combattimento, era un cane da combattimento autoctono in Argentina prima che fosse stato selezionato vero e propriamente il dogo che è arrivato ai giorni nostri. Tanti miti, tante leggende sulla base del poco hanno fatto sì che questi cani prendessero una brutta nomea, quando assolutamente basterebbe che si ritornasse a fare una selezione più mirata, che gli allevatori ricominciassero a comprendere quali sono i termini di un rinnovamento verso il tipo di questi cani, soprattutto il tipo caratteriale, lo standard caratteriale, che pur non dovendo perdere i capisaldi, perché altrimenti si perderebbe anche l'attitudine, bisognerebbe cercare di selezionare i soggetti probabilmente più adatti a vivere in un contesto, diciamo, sociale, soprattutto legato al rapporto con i conspecifici. Non potendo minimamente farmi sfiorare dall'idea che comunque un cane di tale portata, come tante altre razze del resto, perché qua si sta parlando comunque di un problema comune a tante razze,
non mi faccio sfiorare dall'idea che questi cani possano a cuor leggero convivere tra maschi interi, essere lasciati da soli con magari dei giochi, piuttosto che a contendersi qualche cosa, piuttosto che se c'è una femmina in calore, perché questa è una norma generale di buona gestione, prevedere, intercettare queste cose, cercare di mettere i cani in sicurezza. Quindi chi ha un cane superiore a nomino il nostro Cavalier King di nuovo, ha un Cavalier King che comunque, pur avendo la sua personalità eccetera, sono animali che comunque godono del favore di una sociabilità, di una socialità e di una sicuramente selezione che non fosse mirata a, tra virgolette, odiare gli altri cani. Quindi questa cosa qua assolutamente. Sicuramente lo dobbiamo ripetere, non per le logiche diciamo del public speaking, ma perché deve essere così. Quando si sceglie un cane di questo tipo bisogna sempre affidarsi a un professionista, bisogna sempre veramente usare il buon senso, usare i presidi giusti, la museruola. Apriamo una piccolissima parentesi, non è questa la sede, vedo troppi cani gestiti con dei presidi sbagliati che veramente il proprietario ha, cioè chiamiamolo proprietario, il conduttore ha una gestione insufficiente dell'animale, quindi è in balia degli eventi. Tante cose insieme che mi fanno presupporre che non abbiamo in mano la situazione come dovremmo. Siamo un po', diciamo, in allarme rosso. Dobbiamo fare una cinofilia più consapevole per cercare di salvare queste razze che fortunatamente sono arrivate ai giorni nostri. Dobbiamo, proprio per senso di responsabilità, riuscire a staccarci da certi stereotipi per far sì che queste razze straordinarie, utili e di grande tempra e di grande versatilità possano continuare a fare il loro lavoro accanto all'uomo. Siamo stati in presenza, abbiamo visto, grazie purtroppo a questa brutta vicenda, quanto il pregiudizio e quanto possiamo dire il tantan mediatico possa generare dei danni e possa creare, diciamo, delle teorie erronee nella testa delle persone che poi agiscono anche purtroppo combinando delle informazioni sbagliate a anche delle inflessioni caratteriali loro che sono sicuramente discutibili, ma non giudico perché assolutamente non sono edotto completamente sui fatti, cioè per parlare di questa cosa bisognerebbe avere in mano le carte processuali che non abbiamo assolutamente, lo abbiamo letto dei trafiletti, però era un buono spunto per parlarne. Quindi addirittura la razza American Pit Bull Terrier non c'entra in questa vicenda, c'entra un suo parente ma non c'entra questa razza in particolare, eppure abbiamo letto sui giornali ancora che un American Pit Bull ha generato un problema
diciamo di ordine pubblico, di sicurezza, provocato, perché poi bisogna vedere anche diciamo il significato e il significante di quello che poi si legge, perché poi quello che aleggiava era diciamo l'aggressione mortale di un American Pitbull ai danni di un Jack Russell libero dal guinzaglio, che se fosse stato aggredito in maniera diciamo feroce da un cane da presa sicuramente non chi ha commesso l'atto malsano di ucciderlo non avrebbe fatto in tempo ad armarsi di coltello, di colluttare con le persone e di colpirlo con dei fendenti, perché il Jack Russell sarebbe morto. Non abbiamo dati sulla salute del cane, ma pare che se la sia cavata senza nessun problema. Assolutamente mettiamo la museruola al cane, ma in questo caso c'è stata una vittima collaterale di un pregiudizio su una razza che veramente, cioè per ciò che concerne quello che è diciamo la razza e la versatilità di questa razza e appunto le caratteristiche psicoattitudinali, non se lo merita assolutamente. Quindi dobbiamo cercare con tutte le nostre forze di fare informazione e di portare l'individuo a un livello di consapevolezza superiore. Nessuno si può permettere di entrare in possesso di un cane, di scegliere come compagno di vita un cane, senza conoscerne le esigenze di razza, senza sapere qual è la sua memoria di razza, senza sapere che caratteristiche ha, senza socializzarlo, senza prendere le misure preventive necessarie per farlo vivere libero, però incapace di nuocere agli altri. Un pitbull, come qualsiasi altro cane, è una questione di buon senso. È solamente una questione di buon senso. Dobbiamo riuscire, se ci vogliamo evolvere come individui, a non creare più situazioni come questo fatto di cronaca avvenuto martedì scorso. Anche se di un pitbull non si trattava, qualcosa di simile, più o meno simile. Che assolutamente, comunque, ripeto, sono state due selezioni differenti. Quindi adesso no, il focus era un altro. Per me, ripeto, c'è stata un'altra vittima del pregiudizio. Io vi saluto, vi aspetto al prossimo video. Mi raccomando, seguite il mio canale. Grazie per l'ascolto. A presto!